Ma buongiorno! Tranquilli, non avete sbagliato canale, siete sul canale di Carmen. E io sto andando a prenderla al lavoro, faremo questo vlog dove vi racconteremo un po' delle nostre giornate. Io sono qui da qualche giorno, ma finora non siamo riusciti a vederci perché lei è super impegnata e quindi oggi ho deciso di farle una sorpresa e di raggiungerla al lavoro. Andiamo! Davvero tanto impegnata oggi, però le ho detto: Carmen, dobbiamo assolutamente trovare il tempo e il modo di vederci. Eccola, eccola qui, finalmente arrivata. Le devo anche aprire un attimo, Ero troppo emozionato, non ti avevo neanche aperto. Diamoci un bacio, aspetta, Mo la bacio in privato, ci vediamo dopo, ciao. Eccoci Tu vedi qua. tutto il controluce dietro, non ci vedono. Eccoci, sì, ma non ti preoccupare, Dai, ammazza salutiamoci come sei. anche qui per loro. Ho dato un bacio e mi stavo spiaccicando per salutarlo. Mi è venuto a prelevare al lavoro, dovete Era l'unico modo per riuscire a vederla, l'ho inseguita. Mi ha rapita, me lo sono trovato fuori dal lavoro. Infatti, io gli faccio, l'ho chiamato a un certo punto e mi fa: ma io sono quasi vicino. Sono qua vicino a te, più vicino di quanto credi. Me lo sono trovata là E gli ho davanti. sgommato praticamente. Ci stavo mettendo sotto per fare tutto ciò, però. Adesso stiamo andando a fare un giro dei cinesini, dalla mia cinesina di fiducia. Io la conosco anch'io. La conosce pure lui, però è la mia. Chi te Tu, l'ha va data? bene, va bene, ok, tua. E adesso, mentre la gente ci guarda perplessa, noi andiamo a comprare qualcosina. Quindi proviamo a portarvi con voi, se non ci Thank you.
lente piccolina, volevo quelle per mettere il correttore nella zona. No, volevo quelle. Non ci sono quelle piccole. Piccole. Così o piccole volevo. È possibile che non ci siano? Ci sono tutti i cinesi, sono quelle. Ah, perché queste sì, non si possono dividere. Quello che si mette la mini beauty blender 3, quello che si mette la mini beauty blender, ma non c'è qui, ovunque la vedo, ma qui no. No, però ci sono un sacco di cose carine. Abbiamo svaligiato, anzi ha svaligiato. Svaligiato è un parolone, però per quello che mi serviva sono contenta, anche perché giorni fa ho comprato questo, ragazzi, vi piace? Ma che carino. Com'è? Come vedete? Bello. Come vedi? Bellissimo, poi dal vivo secondo me è proprio bello. Visto? Vedi che c'è la porta si è aperta in faccia. In faccia. Adesso che facciamo? Dove mi porti? Andiamo a fare una passeggiatina. Allora, io quando vengo qui, vabbè, non faccio grandissime cose perché relax, a parte incontrare lei quando mi degna di un po' del suo tempo, l'impegnatissima. Calma! Andiamo a farci una passeggiatina sul lungomare. Sì, sì, sì. Vedere il nostro mare. Eh sì, perché tu lo vedi poco, io lo vedo sempre, quindi. Infatti, però non ci si deve mai abituare a tanta bellezza. Vero. Comunque siamo troppo fighi. Visto? Mazzo. Non è che ci si rubano. Ci si investono, se tu stiamo attenti. Perché noi per fare le riprese non ci preoccupiamo di nulla e le macchine sfrecciano dovunque. A dopo! Ciao! E adesso andiamo e guido io! Guida lei! Sì, mi impostassi la macchina, andiamo. Puoi aprire direttamente? Ah, ok. Già aperta, olè! Vai! Io adoro fare il passeggero perché odio guidare. Che bello, io invece amo guidare la macchina di Davide, qui. Andiamo! Allora, come vedete Davide guida, io sono al posto al posto del passeggero, perché approfitto per fare un po' di chiacchiere con voi ragazze, perché è da tempo che non faccio video e come sapete ho poco tempo per fare video. Che vuoi Davide? Fatti i cavoli tuoi, guida. Sto ascoltando, mi rimproverano che non ascolto quello che dice, ero attento, quindi faccio solo l'autista. Eh sì, allora ragazze, come va il lavoro? Bene. E la chitarra? Come diceva Giovanotti? E la chitarra suona? No, come va il lavoro? Bene, mi sto trovando bene e sono quasi 2 mesi che lavoro adesso. E devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Comincio anche a non risentire dei ritmi che all'inizio mi avevano un pochino, spaventata, perché non ero abituata, ecco, a questi orari. È la prima volta che faccio orari così, però adesso mi ci sono abituata e quindi va benissimo. Quindi vi volevo aggiornare su questo, dato che tante tra voi mi chiedono come va il lavoro, va bene, il
niente, è bello, i pupi mangiano. No. Poi stasera c'è una serata bellissima. Adesso vediamo se convinco Davide a cenare fuori. Che facciamo? Ceniamo fuori? Com'è, vedi? Potremmo. Però senza telecamere, una cenetta. Sì, internet. Tetto te, te lo dice a tua sorella, tetto te. Tetto te, te lo dice a tua sorella, tetto te. Con te era tettona. Te la sei cercata. Vabbè ragazze, vi salutiamo. Adesso vediamo un pochino cosa fare. Ci vediamo tra poco. Eccomi, ho appena accompagnato Carmen a casa e sto andando anche io a prepararmi per la nostra cena. Ciao. Bonsoir. Buonasera a tutti, ciao. Eccoci qua, ritornati. Ennesimo rapimento da parte di Davide. Mi ha pure fatto fare danni. Eh sì, certo, sennò che servono le infatti, amiche. Infatti. Io sempre ti devo mettere la mano così ti piloto perché altrimenti ci spalmiamo. Andiamo su, ci spalmiamo sull'asfalto. Per la gente che ci guarda con gli occhi sconvolti, ma sti gran cazzo. Ci posso dire le parolacce? Sì, certo, nei vlog è obbligatorio. Sì. Ok, va bene. Comunque. L'ho rapita pure oggi? Sì, ci stiamo facendo l'ennesimo diretto di shopping. Io che cosa ho comprato io? Ah, dovevo comprare delle calze. Che non ho trovato e poi ho comprato altre cosette, ma forse ve le sveleremo in un prossimo video, chissà, o mio da solo, suo, che ne so, non lo sappiamo, scopriremo solo vivendo. Però per ora siamo qua. E adesso andiamo? E non diciamo, non lo scopriamo noi. Anche noi lo scopriremo solo vivendo. Eccoci qua! Devo imparare a fare le riprese col telefonino di Davide, perché è suo, quindi io ho fatto foto, ho fatto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Mentre lui guida, io lo lascio guidare in santa pace. Se no potrete vedere un incidente in diretta. Come state ragazze? Stavo dicendo a Davide che è un bel po' di tempo che non vloggo ed effettivamente ho perso l'abitudine, non mi raccapezzo. In realtà è un bel po' di tempo proprio che non faccio video. Non riesco a organizzarmi. Vi avevo promesso tanti video, però non riesco assolutamente a stare dietro al canale perché il lavoro mi prende tantissimo. E poi quando si comincia un lavoro nuovo, come ben saprete, bisogna fare dei corsi di formazione. Comunque a volte ti fermi di più, non ci sono ancora degli orari fissi, quindi resto fuori casa 8 e più ore. Però ben venga, perché mi sto trovando benissimo. Mi sto trovando benissimo. E poi se ci fanno mai passare, prima o poi ci faranno passare? Sì, beh, non lo so. Perché vabbè, ma noi rimaniamo nel nostro parato, perché. Sì, ok, adesso okay. Forse però. Perché comunque qualcuno prima o poi sto con Delevaro. Ho capito, se non faccio non mi fanno passare. Ecco, dopo di questo. Ecco. Ah, io eccoci qua! Mi sta registrando! Come no? Sì, guarda, sì. Si sta andando avanti, sì, yes. Quindi vi dicevo, ben venga, perché mi sto trovando veramente bene, quindi sono contentissima, mi trovo bene finalmente e quindi è un lavoro che mi sta dando anche delle soddisfazioni. E quindi va benissimo così. Sono contenta però di rimanere qui con voi, di fare dei video per voi e di farli quanto più spesso possibile, proprio perché per me YouTube è sempre stato un hobby, una passione, mi piace un sacco parlare con voi. Però devo essere anche sincera, era da un po' di tempo che non avevo molte cose da dire. YouTube è diventato un po' uno schifo. Adesso che ci sei pure tu, Davide, sì, mi confermerai. Da poco. Da poco e già si mette le mani ai capelli quotidianamente. Quindi figuriamoci chi c'è da tanto tempo e sta vedendo nuovi risvolti e nuovi sconvolgimenti che veramente sono incommentabili. A me arrivano delle notifiche di cose di cui non me ne frega niente, invece cose di cui mi interessa. Sì, ma infatti, ma tante ragazze si lamentano, sì. Tante tra le mie ragazze, le mie followers, si lamentano del fatto che non ricevono le notifiche, che comunque non riescono a vedere i video in home, che non riescono a commentare, ci sono vari bug, cioè veramente una cosa impressionante. Poi ci sono video, innumerevoli video, di youtubers che si lamentano. Però vabbè ragazzi, YouTube è diventato così, per cui stiamo così qua in amicizia, volemose bene, vero? Perché comunque le cose più belle sono queste, quelle spontanee.
fatte per passione, per hobby, insomma. E continuerò a farle così. Ce la posso fare. Sì, un attimo, che qua sembra di essere a New York. Mamma oggi, mia, con un traffico assurdo. Non potete capire, ragazzi, sì, come siamo ancora. Comunque... Abbiamo più polizia che altro oggi. Vabbè, oggi è la giornata. Sì, oggi qua hanno fatto una partita in. Sì, la giornata della legalità. Ecco, la giornata della legalità. Qui non proprio nel mio paese, non nel nostro paese, no, chiariamo, no. Ma in un paese limitrofo, e quindi praticamente siamo sotto assedio. Sì, in poche parole. Sì. È stato un casino arrivare al lavoro e adesso lui è venuto a prendermi, un casino tornare a casa. Adesso stiamo camminando nel traffico, un casino camminare nel traffico. Quindi non faccio. Ma sto riprendendo. Scusate. Questo ventile nel blower. A proposito di traffico, non ho capito. Insomma, non ce la posso fare. Un italiano. Sì, scusate, cioè, lo bippo però. No, bippalo però, lascialo. Ragazze, non potete capire, ragazzi. Vuole salire sul marciapiede, una meraviglia. Cioè, non potete capire la scena che c'è davanti a noi. Ecco qui. È riuscito a praticamente. No. Lo strombazzare vi deluciderà sulla situazione. Perché c'è qualcuno che ha deciso abbandonare la macchina qui con i bambini dentro. Così all'abbandono. Senza alcun azzurro. Senza alcun senso logico, tra l'altro. Ragazzi, vi volevo dire che qua l'amico presente ha fatto un ordine mua. Ecco, si dice mua. Adesso non mi metto in difficoltà perché non mi sto ricordando. Sì, mua, ma non mi sto ricordando che ha fatto. Perché lampeggia il bollino? Lampeggia perché stiamo registrando. Sarei una youtuber. Sarei una youtuber da 3 anni. Allora, quindi ho ricevuto questo pacco e oggi mi diceva: ma volevo fare qualcosa, volevo vloggare, fare anche qualcosina, dire qualcosa, ma non so di cosa parlare. Ma come? Ma ti è arrivato un pacco di make-up! Un pacco di make-up, sì. E tu non me lo vloggi! Ero arrabbiato in realtà, ero arrabbiato perché non mi mancava una delle cose principali che avevo ordinato, che era una palette così di... Ho capito, ma è da 3 ore che sto cerca, poverino, di raccontarmi questa cosa, ma io non interrompo. Ma e quindi non te l'hanno mandata e te l'hanno fatta pagare? Allora, sì, in realtà io ho già pagato tutto, hanno erroneamente, dicono loro per colpa mia, mandato il pacco a Roma quando io avevo chiesto di riceverlo qua in Calabria, vabbè. Detto questo, il pacco poi finalmente è arrivato qui e manca totalmente il... Ho capito, ma tu l'hai pagata? Io l'ho pagata e loro mi hanno detto oggi comunque si scusavano. E te la rimborsano? Me la mandano, insomma, sostanzialmente, okay. Perché dice che c'è stato probabilmente un... furto, direi. Non lo so, un furto, un errore. Va bene. Tanti bei prodotti. E allora dai, quando arrivi a casa aggiungilo qua al blog. Lo aggiunga. Faccio vedere cosa ho. Lo aggiunga, fantocci. E allora eccomi qui, come promesso, vi faccio sbirciare un po' nel pacco che è arrivato. Eccolo qui, lo apro insieme a voi. Come vi dicevo prima con Carmen, è un pacco di prodotti Mua. Allora, vediamo cosa c'è insieme. C'è questa palette che è la Eyeshadow Palette Heaven and Earth. Poi quest'altra che è sempre una palette, stavolta è questa qui, è la Pretty Edgy, scusate, provo a farvela vedere. Eccola qua. Poi ancora avevo preso questo prodotto che mi ha molto incuriosito, che è una base prime, eccola qua, Smooth Setting Prime. Vediamo, insomma, poi ovviamente ne parlerò magari in uno dei miei prossimi video. Poi ancora, questo mi era piaciuto tantissimo, questo effetto Pixel Perfect, è un multi brush. Poi ancora. La Skin Define Hydro Powder con vitamina E e jojoba.
ancora finito, c'è un sacco di roba. La Bronzed Perfection Matte Sunset Tan. Questi sono invece dei Paint Box Multishade Lip Palette. Sono dei rossetti o lip, come vogliamo chiamarlo, beige, nude e honey brown. E ancora questo che mi intrigava non poco, che è il Lip Scrub di Muma con vitamina E. Eccolo qua. E per finire, eccola qui, questa che è Pressed Powder, sempre di Muma, nel color shade 1. In realtà questo prodotto e questo erano in omaggio con una spesa minima di 40 euro. In realtà tutto questo manca, come vi dicevo prima, una palette, quella grande, che spero arriverà presto. E rieccomi amici, io sto andando a prendere Carmen, che oggi è andata dal parrucchiere. Vediamo insieme questo nuovo look, vediamo cosa ci ha combinato e poi, se riusciamo, andiamo anche a prendere un gelato insieme. Eccoci! Eccoci, non prendetelo abituale, adesso Davide se ne va, ma ogni volta viene, poi quando se ne va mi lascia orfana di lui, ma io non ce la posso fare! L'hai visto oggi col cravattino! Certo, adesso devo prendere anche il gelatino col cravattino. Allora ragazze, che ne dite del mio new look? Cioè, tu hai visto quello là che bello? C'è uno dal finestrino, che Carmen adesso non si può girare, che la guarda con gli occhi. Comunque ragazze, io vi do un consiglio, fatevi bionde perché avrete sempre un alibi. E dopo questa andiamo a prenderci un gelato. E quindi stiamo aspettando il gelatino, siamo andati a prenderci un gelatino. È il tuo primo gelato di stagione? Forse sì, è il primo gelato della stagione. Il mio no, è il secondo, però me ne sono scelto uno veramente che vale la pena, ragazze. Mega extra giga super maxi 800 gusti e panna, che le cose vanno fatte bene. Avete visto che bionda? Sono tornata bionda. Mamma mia, bellissimi, capelli proprio belli. Una bionda per sempre, lo sai Davide? Proverbio numero 2. Comunque, adesso noi il gelato, mangiatelo insieme a noi. Anzi, scriveteci nei commenti il vostro gusto di gelato preferito, se siete arrivati fin qua in questo vlog lunghissimo e variegato come un gelato. Scriveteci il vostro gusto di gelato preferito nei commenti. Faremo qualche altra cosa insieme, di questi, di altri video, insomma. Ragazzi, noi speriamo di avervi fatto compagnia, che questo nostro vlog un po' particolare, un po' diverso, vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi sui nostri social e vi aspetto e vi aspettiamo ai prossimi video. Ciao!